Questo video è un po' diverso dal solito, anche perché non andiamo a vedere qualcosa di specifico che riguarda la chitarra, lezioni di chitarra, eccetera, frasi, gli X accordi, canzoni, eccetera, eccetera, ma andiamo a vedere qualcosa che riguarda il suono. Molti di voi, infatti, mi hanno scritto se potevo fare un video tutorial sullo Zoom G3, che è un multi-effetto, che è il multi-effetto poi che uso di solito per registrare video con la chitarra elettrica, ma lo uso anche un po' con l'acustica. Quindi in questo video andremo proprio a vedere un po' una panoramica sullo Zoom G3. Allora, lo Zoom G3 è questo oggetto qua, questa piccola pedaliera, è abbastanza compatto, può funzionare sia a batterie, qua c'è l'alloggiamento per le batterie, sia che con l'alimentatore. Prevalentemente io lo uso con l'alimentatore perché sennò con le pile, insomma, non mi piace perché si scaricano, devi cambiarle, eccetera, è un po' brigoso. È un multi-effetto che può essere utilizzato sia con gli amplificatori, quindi puoi collegarlo sia all'ingresso di un amplificatore, un combo o un testata cassa, o lo puoi collegare anche direttamente sul mixer oppure all'ingresso di una scheda audio. Cosa fa? Ovviamente è un multi-effetto ed è un emulatore di amplificatori, cioè ha anche l'emulazione degli amplificatori, quindi al suo interno troverai tra i vari effetti come sono chorus, flanger, delay, reverberi e chi più ne ha più ne metta, ne ha veramente tanti, troverai delle emulazioni di amplificatori. Vengono chiamati con dei nomi leggermente diversi dagli originali da cui prendono spunto, però praticamente hai delle emulazioni, non so, dei Fender, Fender Deluxe, Fender Twin Reverb, Marshall, Mesa Boogie, eccetera, eccetera. Non andremo a soffermarci sul singolo effetto, a vedere come suona, se è fedele, non fedele, rispetta l'originale, non lo è, ma andiamo a vedere più che altro il funzionamento di questo oggetto, e cioè come si cambiano i suoni, come si fa a modificare un suono e queste cose. Ci tengo anche a dire che lo Zoom è di mia proprietà, non sono sponsorizzato dalla Zoom, non ho alcuna percentuale sulla vendita dello Zoom, quindi proprio questo è il mio personale, non ho nessun tipo di interesse che tu lo vada a comprare o meno. Ci tengo solo a fartelo sentire perché è un oggetto interessante e poi mi è stato chiesto da moltissimi di voi. Questo ci tenevo insomma a dirlo. Detto questo, andiamo a vedere un attimo una panoramica sullo Zoom G3. Appena accendi lo Zoom, quello che appare è l'ultimo suono che è stato utilizzato nello Zoom. In questo caso io ho usato questo timbro qua, che non è un preset di default dello Zoom, è un preset che avevo fatto io, vedi col nome italiano pulito, se no lo Zoom ha tutti i nomi insomma inglesi, eccetera. Quindi lui si è acceso sull'ultimo suono che io ho utilizzato. Come puoi vedere, lo Zoom è composto da tre foot switch, quindi tre pedali per i piedi, tre schermi. Per ogni singolo schermo abbiamo tre monopole e tre pulsanti. Poi abbiamo nella parte superiore una serie di altri pulsanti. Allora, vediamo che cosa servono intanto i tre foot switch. I tre foot switch sono quelli che ci permettono intanto di cambiare il suono, quindi di passare da una patch a un'altra patch. Ti faccio un esempio. Questo suono io ho chiamato pulito. Vedi? Se io voglio andare avanti, quindi i due, qua ho un timbro differente che si chiama JB Crunch. Se vado avanti ancora, ho questo timbro, quest'altra patch, e con questo pulsante invece io torno indietro, ok? Questo è quello che ci fa andare avanti nelle patch e questo è quello che ci fa tornare indietro. Questo terzo pulsante invece è quello che ci fa entrare nell'editing del suono. Vediamo ad esempio questo suono pulito. Io voglio entrare per vedere da quali effetti è composto questo suono. Quindi tengo premuto un po' questo pulsante. E come vedi appaiono qui sugli schermi gli effetti da cui è composto questo suono. Se c'è la luce rossa in corrispondenza dello schermo, significa che il suono è attivo, cioè quell'effetto è acceso, è attivato, ok? Ad esempio, diamo uno sguardo a questo effetto. Questo
Questo effetto ha un compressore all'inizio della catena del suono, poi abbiamo l'emulazione dell'amplificatore che in questo caso, come vedi, è chiamata FD Combo, in pratica emula il suono, diciamo, del Fender Twin, dovrebbe emulare quel tipo di sonorità lì. Poi abbiamo un chorus delay che, come vedi, però è spento, ok? Quindi abbiamo compressore, l'amplificatore Fender Combo e un delay, che chorus delay, che è spento. Adesso faccio un esempio, lo accendiamo. In questo modo è stato aggiunto. Senti, abbiamo il chorus delay, invece così. Così è spento. Questi tre schermi ti fanno vedere che praticamente lui può avere tre effetti simultanei. In realtà con la versione del firmware 2.0 e questo Zoom ha la versione 2.0, noi possiamo avere 6 effetti. Per vedere gli altri 3 si utilizzano questi due pulsantini che sono gli scroll, cioè gli scroll mi fanno andare avanti gli schermi, ti faccio vedere. Così vedo gli altri 3 effetti. Ho un noise gate disattivato, un reverbero che è attivato e qua non ho nessun effetto, vedi? In questo caso non c'è nulla. Quindi torno indietro, quindi in pratica ogni patch è composta non solo dei tre effetti che vedi qua, ma in realtà puoi avere fino a 6 effetti. Facendo lo scroll ho i 3 video che ti permettono di selezionare altri 3 effetti. Di default lo zoom è preimpostato che all'interno della patch, quindi quando vai a selezionare i singoli effetti, modificarli eccetera eccetera, lui mantiene l'ultima modifica che hai fatto, cioè ti faccio vedere, torno indietro, seleziono questo e torno alla... qui sono fuori dagli effetti, quindi ho... seleziono i suoni, ok, ho il mio suono pulito, entro, cioè scusami, vado all'interno del suono pulito, attivo il chorus, delay chorus, questo, esco, non c'è bisogno di memorizzare nulla, lui lo tiene in memoria, ok? Cambio il suono, torno sul suono pulito, ha mantenuto il chorus che io ho inserito, ti faccio vedere. Quindi, a differenza di altre pedaliere, io ne ho altre che hanno emulazioni di effetti, eccetera, eccetera, quando tu inserisci un elemento nuovo nella catena sonora, di solito devi memorizzare, c'è un pulsante che ti dice, ok, memorizza questa tua modifica. In questo caso qua, invece, lo zoom, appena tu accendi o vai a fare una modifica all'interno anche solo di questo chorus, eccetera, eccetera, lui mantiene quella modifica senza dire nulla, cioè fai le tue modifiche, esci dall'editing e lui mantiene quello che tu hai modificato. Come abbiamo visto prima, con questi pulsanti, quando io sono all'esterno degli effetti, quindi ho le patch con i suoni, posso andare avanti e indietro nei suoni che io ho programmato o quelli che si sono già programmati di default nello Zoom G3. Quindi questi pulsanti mi permettono di, appunto, andare avanti e indietro. Questa operazione la posso fare anche da qui. Vedi? I due. Ovvio che se stai suonando live, dal vivo, l'operazione conviene farla con questo, con il foot switch. Questo ti fa cambiare invece il banco di suoni. Qua sono nel banco I, vedi? Vado avanti e indietro nel banco I. Però lo zoom contiene altri banchi di suoni che corrispondono alle lettere dell'alfabeto. Con questo vado indietro, vedi? H. Poi posso andare su e giù per l'H per sentire altri suoni. Ok? Quindi qua torno. Se vuoi fare un cambio di diciamo così, di banco, quindi passare da lì a un altro banco di suoni live, è un po' problematico perché devi premere due foot switch insieme. Ti faccio vedere, vedi, questi vanno in un senso, aspetta, faccio così,
questi vanno nel senso opposto, quindi vanno indietro, e questi vanno avanti. Quindi qua iniziamo a vedere una di quelle che è, diciamo così, è un po' un limite dello zoom, cioè tu puoi, se quando sei su un banco, ad esempio il banco I, andare avanti e indietro sui suoni di quel banco, ma se devi cambiare il banco al volo devi premere due foot switch in contemporanea, che è un'impresa un po', insomma, non è semplicissimo, perché se ci vai col piede non è detto che la pressione sia uguale su tutte e due, insomma diventa un po' problematico. Bene, andiamo a vedere adesso la modifica del singolo effetto. Quindi sono sempre sulla mia patch col suono pulito, entro all'interno della patch e prendiamo ad esempio questo chorus delay. Allora, come ti dicevo prima, in pratica ogni effetto ha il suo pulsante on e off, ok? Che lo accende e lo spegne. Così è acceso, così è spento. Ok, lo accendiamo. Poi abbiamo i tre pomelli che servono per, quando l'effetto è acceso ovviamente, regolare il singolo effetto, ad esempio. Vedi questo? Ti appaiono i pomelli corrispondenti e vai a regolare. Poi ho il pulsante page, perché vedi, questo effetto è composto da più pomelli che non ci stanno nel video. Vedi che ha il numero 1 e il numero 2. Se vado page va al numero 2, dove ho degli altri livello, ad esempio, così metto. Ok, torno a page, vado nell'1, rimodifico. Quindi ogni singolo effetto ogni singolo effetto ha questi tre pomelli che vanno a proprio regolare quelli che sono le caratteristiche di quello specifico effetto. In pratica è come se tu avessi un pedale, vedi? Come vedi qua, tre pedali, poi con lo scroll ovviamente ne hai altri tre. Ok, stessa cosa, se l'effetto è acceso tu vai a regolare i pomelli. Qua sembra che suono all'interno di una caverna. Sto facendo questo apposta per farti sentire le differenze. Ok, torno nei tre effetti precedenti. Ok, quindi ripeto, siamo all'interno del suono per la modifica del suono, e in ogni singolo effetto, che puoi visualizzare come se fosse un pedale a sé, vai a regolare proprio come se fosse un pedalino, hai i suoi pomellini dove vai a regolare le caratteristiche di quell'effetto. Una cosa molto comoda dello zoom è l'accordatore. Nel pulsante centrale, se io lo tengo premuto, appare l'accordatore. L'accordatore, vedi? Molti dicono che non sia precisissimo come accordatore. Io, sinceramente, lo trovo un accordatore normale, come tantissimi altri che ci sono in commercio, né più né meno. Quindi, come vedi, al mute, cioè riesce a non far sentire il suono della chitarra in uscita, ripremendo sempre lo stesso pulsante, torno alla patch dove praticamente ero. Quindi questa è la funzione di accordatore. Una funzione molto utile dello zoom è quella della batteria elettronica o metronomo. Da questo pulsantino centrale io posso attivare, senti, la batteria elettronica, che è qua posso selezionare il tipo di pattern, di ballad 2, blues,
la velocità. È molto molto base come ma è ottima per lo studio, perché hai diversi pattern e poi andate a selezionare qua blues 1, blues 2. Siamo arrivati alla fine. Ah, scusami, da qua non sbagliavo. Qua ballad 2 ad esempio. Quindi questo pomello, prima me l'ho sbagliato con i pulsanti, mi confondo con gli effetti. Questa è la sezione batteria, da qui vai a prenderti il pattern che ti piace di più. Qua regoli la velocità invece da questo schermo, e qua regoli il volume della batteria. Senti, è a zero. Estremizzo per farti sentire le differenze. Quindi abbiamo pattern della batteria in questo schermo, il tempo, la velocità metronomica e il volume. Un'altra funzione interessante è quella del loop. Il loop, basta tenere premuto, vedi, il tasto numero 3, e entro nella modalità loop. Qua ho mollato la batteria elettronica, quindi mi appare il menu della batteria. Torno a pigiare il numero 3, put switch per un po', e entro nella modalità loop. 1, 2, 3, 4. Anche questa modalità, che può essere utile sempre per studiare, per esercitarsi, eccetera. Altra cosa importante dello zoom è la scelta dell'uscita, cioè a dove lo colleghi. Ti faccio vedere. Qui nella sezione global, in questo pulsantino, premo, vedi, nel primo monitor ho il pomello numero 3 che mi fa selezionare dove andrà poi la mia uscita dello zoom, cioè dove fisicamente andrò a collegare il cavo, il jack di uscita. Come vedi, qua c'è direct, perché io lo sto usando, la mia uscita va in diretta sulla scheda audio del mio computer. Tu qui puoi andare a modificare questa uscita. Infatti qua ti dice combo front, cioè se l'uscita dello zoom dovesse essere appunto inserita in una nel front di un combo, cioè all'ingresso di un amplificatore per chitarra, devi selezionare questa opzione. Oppure abbiamo anche stack front, cioè quindi se hai un amplificatore testata cassa dovresti selezionare questa. Combo power amp, cioè tu hai un amplificatore per chitarra e inserisci lo zoom non all'ingresso dell'amplificatore ma all'ingresso del finale dell'amplificatore combo. Anche qui stack power amp, se hai un amplificatore testata cassa e inserisci lo zoom appunto nell'ingresso del finale della testata e non nella parte d'ingresso normale del preamplificatore. E poi li abbiamo visti un po' tutti. Quindi in questo caso io sono in diretta nella scheda audio. E direct lo devi usare anche se vai in diretta sul mixer, ovviamente. Il direct è scheda audio oppure mixer. Tutti gli altri, come hai potuto vedere, sono o per l'ingresso diretto in un amplificatore, quindi nell'ingresso primario, quello che è praticamente il pre, o di un combo o di una testata cassa, oppure l'ingresso nel finale di un combo o di una testata cassa. Lati positivi e lati negativi di questo oggetto. Beh, lato positivo senz'altro il prezzo, perché non costa tanto, tra i 120 e i 150 euro.
Adesso questo modello, che è il primo della Zoom G3, è fuori produzione da un mesetto che è uscito quello nuovo. Siamo a marzo 2017, circa un mese fa è uscito quello nuovo. Di differente è... Intanto è il colore, mi sembra sia tutto nero, e ha gli schermi molto più piccoli. Questo, secondo me, insomma, non è una gran bella cosa. La cosa positiva di quello nuovo è che hanno messo lo scroll degli effetti invece che essere a tasto, cioè, c'è anche a tasto, ma c'è anche a pedale. Quindi qui sotto hanno aggiunto dei pedalini per lo scroll degli effetti. Quella è una cosa positiva. Comunque, torniamo a questo modello. Questo modello, che è il primo, di positivo, cos'ha? Ha l'emulazione degli amplificatori, ne ha tantissimi dentro. Poi lì va a gusto personale, ce ne sono alcuni che sono veramente ottimi come suono, altri un po' meno. Stessa cosa per gli effetti, ha tantissimi effetti, ce ne sono molti che hanno, insomma, una buona qualità, altri un po' meno, poi lì va anche a gusto personale, ovviamente. Quindi rapporto qualità-prezzo rispetto a quello che fa, secondo me è buono. Lato negativo è l'utilizzo dal vivo perché hai solo i due pulsanti che ti possono far andare avanti e indietro nei suoni, quindi devi organizzarti bene con questi due pulsanti per andare avanti e indietro. È un po' questo il limite di questo effetto. L'altro lato positivo di cui io però non ho parlato nel video è che questo zoom puoi usarlo come scheda audio, ha un'uscita USB, puoi collegarla direttamente al computer, cosa che io non faccio, ma non perché, perché vada male, semplicemente è una mia scelta. Puoi collegare al computer. Puoi scaricare il suo software di editing, fai l'editing dal computer invece che farlo, ad esempio, da qui. Questo è ottimo perché ti puoi memorizzare i suoni sul computer, eccetera, eccetera. Personalmente io non lo uso in quel modo lì, ma sono molti che lo usano ed è ottimo. Quindi questo senz'altro è un lato positivo. Quindi diciamo così che il lato, diciamo, meno positivo è il fatto dell'utilizzo dal vivo. Io però lo uso dal vivo, insomma, mi arrangio, mi organizzo un po' i suoni con i due pulsanti avanti e indietro, ne tengo uno centrale per il suono pulito, poi avanti di uno è distorto, indietro di uno è crunch, per dirti. Però secondo me si può fare, poi dipende che cosa devi fare, ovviamente. Quindi questo in breve è lo zoom G3. Detto questo, ci vediamo alla prossima.